Peter Manning. To answer this question, to be honest, ad essere onesta, sono abbastanza pessimista al momento. Se io guardo la situazione dopo la rivoluzione, domani ci saranno le elezioni legislative, e dopo un mese ci saranno le elezioni presidenziali, e ho paura che i risultati che noi avremo non saranno quelli che abbiamo sognato. Tuttavia, nonostante questo, sono convinta che esiste una possibilità per cambiare. Non adesso, probabilmente, ma nel futuro del nostro paese. Per me il coraggio è quello che esprimo e vivo tutti i giorni, quello che vedo nei giovani del mio paese, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le tensioni e il terrorismo, loro stanno comunque continuando a combattere per la Tunisia e per il suo futuro. Per me il coraggio significa che continuiamo a fare quello che vogliamo per essere liberi e per non fermarci anche davanti agli ostacoli e ai problemi che possono sorgere ogni giorno. Per me il coraggio è sfidare, combattere contro il fato, il destino. Quello che abbiamo visto a Gaza è orribile, ci sono stati bambini morti, persone, famiglie, ma quello che posso dire è che in realtà sono tutti responsabili di quello che succede, ognuno di noi ha la sua parte di responsabilità. Ovviamente quelli che direttamente usano le armi, quelli che danno gli ordini di commettere questi eccidi sono i primi responsabili. Tuttavia chi non prova a reagire, chi non prova a fare qualcosa affinché tutto questo si fermi, ha anche la sua parte di responsabilità. Bisogna dire che il ruolo di strumenti informatici, tecnologici, dei social network in realtà è stato abbastanza esagerato dai media, no? È stato sopravvalutato rispetto a quello che è accaduto in Tunisia. Sì, sicuramente sono dei mezzi utili, ma sono strumenti che funzionano solamente se c'è la volontà e il coraggio della gente che li ha usati per contribuire alla rivoluzione. Sicuramente hanno avuto un ruolo molto importante nel diffondere le informazioni su quello che stava accadendo proprio mentre il regime operava un blackout di tutti gli altri, diciamo, canali di diffusione dell'informazione. Un altro modo per cui sono stati molto importanti nella rivoluzione che è avvenuta in Tunisia è stata la loro funzione di mobilitazione nell'organizzazione degli eventi e di tutte le manifestazioni che sono state veicolate appunto tramite Facebook, Twitter e tutti gli altri social media. Ovviamente adesso è difficile descrivere il ruolo di questi media, soprattutto dopo la caduta di Ben Ali, perché molta più gente da tutte le parti ha capito l'importanza e la potenza di questi strumenti e quindi si sono trasformati in una sorta di arma a doppio taglio, cioè servono per fare cose buone, ma vengono anche strumentalizzati da chi in realtà vuole ottenere altri fini, come diffamare la gente del movimento, creare delle campagne di discredito, attaccare gli oppositori politici, diffondere come dire, pettegolezzi o calunnie su chi si muove. Quindi in realtà bisogna stare molto attenti adesso a questi strumenti. Nonostante io ormai sia sotto scorta da più di un anno, cerco di continuare a lavorare come facevo prima. Certo, è più difficile, ma non ho perso, diciamo, quel tipo di spirito. Ho sognato una Tunisia libera che con tutti i miei concittadini, nonostante le diversità, e ho sempre provato a lottare e unirmi con gli altri per questo tipo di finalità. Certo, per le donne, per tutti gli attivisti, ma soprattutto per le donne,
La situazione è difficile, ma abbiamo comunque la speranza e la convinzione che possiamo cambiare le cose. Purtroppo riceviamo regolarmente attacchi, assalti sia dagli estremisti ma anche dalle forze di polizia, perché loro rifiutano il fatto che noi vogliamo essere attivi e ci vogliamo esprimere liberamente. Ma tuttavia, nonostante questo, noi continuiamo e non ci vogliamo fermare. Il nostro compito, il nostro dovere è quello di cambiare il futuro del nostro paese e di migliorarlo.